qualche parola Iodo, che è il bar ristorante della cooperativa sociale della fabbrica di Olinda. È stata la prima attività che a fine anni 90 e 97, se non sbaglio, ha aperto per il quartiere, perché prima, essendo un ex ospedale psichiatrico, è sempre stato un posto un po' visto male, no? E quindi questa piazza ha aperto con il bar Iodo, il bar ristorante Iodo. È diventato un punto fondamentale, il fulcro della Comasina. Siamo una cooperativa sociale, quindi facciamo inserimenti lavorativi e facciamo lavorare persone con meno vantaggi di noi. Abbiamo l'ostello, abbiamo il teatro, abbiamo il bar ristorante, abbiamo tante competenze che piano piano sono diventate professioni. Tre aggettivi per Iodok: innovativo, familiare e spiazzante a volte, si sta bene proprio. Io sono Concetta, lavoro in questa cucina da 5 anni e mezzo, faccio l'aiuto cuoco, lui è Franco, fa il cuoco, e l'altro è Ibra, pure un aiutante, aiuto cuoco. Io preparo le salate, carote, pomodori, qualsiasi genere, tonno, mais, per l'insalata, per preparare. Stasera che si mangia? Stasera si mangia bella la matriciana. Risotto con i funghi, bella la matriciana e risotto alle mele. Risotto alle mele? Sì, più risotti. Oggi c'è stata la cotoletta alle primavera. È fatta la cotoletta con i pomodori e il basilico. Pomodorini e basilico. Poi il piatto unico c'era le polpette con riso e cima di rapa. Che ti piace di più? Io? La compagnia, poi lavorare bene in compagnia con la cuoca. Adesso c'è la cuoca di una donna, si chiama Suna, è un'egiziana. Io lavoro con lei. Adesso lei non c'è perché ha smesso di lavorare, però c'è domani mattina. Trovi amicizie, diciamo, qui al Iodok. Perché invitare una persona qui a Iodok? Perché è il numero uno. Sono Gianluca, sono responsabile dell'ostello Linda. L'ostello Linda è questa struttura che vedete qua dietro di me. È una delle due attività commerciali della cooperativa La Fabbrica di Olinda, l'altro il bar Iodok di cui ha parlato prima Paolo, il mio collega. Anche qua, come nel bar Iodok, una delle finalità dell'ostello, al di là che è quella di vendere posti letto, è anche quella di fare inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La maggior parte delle persone che lavorano qua sono persone provenienti dai servizi. L'ostello, diciamo che ha una filosofia un po' particolare, oltre ovviamente ad accogliere i turisti che vengono qua a Milano per turismo, per visitare la città, per partecipare alle fiere come il Salone del Mobile. Abbiamo all'interno dell'ostello alcuni residenti fissi che vivono qua ormai da una decina d'anni. All'inizio erano 5, adesso sono rimasti 2. Queste persone qua sono anche loro persone diciamo svantaggiate, che anziché andare in comunità hanno iniziato a vivere qua in ostello. L'idea è nata con l'iniziativa di creare, attraverso lo scambio reciproco tra i turisti che arrivano e le persone che vivono qua, di creare
la sensazione di queste persone di inclusione sociale, ossia di sentirsi inclusi nella società, che è uno dei problemi principali quando si ha un disagio psichico, è quello, al di là del disagio in sé, anche la sensazione di sentirsi esclusi dalla società, perché il disagio psichico crea soprattutto, è come un marchio, come uno stigma che una persona si porta dietro e che crea pregiudizio nelle altre persone. Questo scambio continuo che c'è tra il turista e i residenti inverte questo principio, creando in loro la sensazione di essere inclusi socialmente. Lo scambio ovviamente è reciproco, cioè arricchisce sia il residente, ma allo stesso tempo arricchisce le persone che vengono qua, vedono una realtà nuova, non vivono, non stanno in un ostello, diciamo, canonico, ma hanno la possibilità di conoscere anche una realtà diversa.